Buonasera a tutti, siamo qui con Romina, specialista AMSTAF, unica addestratrice italiana specializzata in AMSTAF, appunto, ormai da 10 anni. Ciao Romina, come stai? Tutto bene? Ciao Elena, sì, tutto bene, grazie. Tu, tutto a posto? Sì, grazie. È un Tutto gran a posto, piacere bene. accoglierti sul canale di Guru Dog per fare due chiacchiere di questa splendida razza, visto che tu Grazie. ormai ci bazzichi da una Grazie vita. Figurati, mille dell'invito, grazie mille. grazie a te. Bene, partiamo subito con le 3 o 4 domande che ci siamo impostate per scoprire un po' questa razza. La prima cosa che ti voglio chiedere è: visto che tu allevi anche Amsterdam insieme a tuo fratello, che cosa significa allevare seriamente questa razza? Dunque, allevare seriamente questa razza, diciamo, innanzitutto devo fare una piccola premessa su una brutta malattia dell'Amstaff, quindi che è la atassia cerebellare. Quindi sicuramente il punto principale è per fare un allevamento serio dell'Amstaff è evitare di accoppiare soggetti che sono portatori di questa malattia. L'atassia cerebellare è una malattia neurologica grave, ed è evitabile con un semplice test del DNA. È una malattia che porta a una degenerazione del sistema nervoso e diciamo è una incoordinazione dei movimenti nel cane. Circa un 40% degli American Staffordshire Terrier sono portatori di questa mutazione genetica, quindi di questa mutazione genetica che è responsabile della malattia. Quindi diciamo che sicuramente un buon allevatore cosa deve fare? Prima un test genetico, quindi un test del DNA su entrambi i soggetti, maschio e femmina. Una volta individuati, diciamo, i riproduttori sani, allora a quel punto si possono accoppiare. Si evita appunto di accoppiare sicuramente Amstaff che hanno questa malattia e che sono portatori. O perlomeno si può accoppiare un portatore di questa della atassia, ma deve essere accoppiato con un soggetto sano, quindi un soggetto clear, ok? I sintomi di questa malattia si sviluppano di solito nei primi anni di vita, circa dai 3 ai 5 anni, e cominciano, diciamo, con delle contrazioni muscolari, del tremore, una perdita dell'equilibrio. Perché bisogna evitare appunto di produrre cuccioli che abbiano questa malattia? Perché è una malattia non curabile al momento e nella fase te terminale l'animale è incapace di spostarsi e quindi purtroppo l'unica cosa da fare è l'eutanasia, è praticare l'eutanasia. Quindi questa è una delle cose principali risolvibilissime con un test del DNA. Una volta, 12 anni fa, quando abbiamo cominciato con mio fratello, non era conosciutissima, ecco. Adesso è molto, molto più conosciuta, ecco. Un'altra cosa che secondo me è importante è quella di far accoppiare un padre e una madre Amstaff caratterialmente equilibrati. Proprio perché, come ben sai, la tra virgolette memoria di razza di questi Amstaff è proprio quella, il loro diciamo punto negativo di questo attacco verso gli altri animali. Ecco, è una cosa Certo. che è stata causata da noi umani, purtroppo, però si portano ancora indietro. Ecco, quello che abbiamo tentato di fare negli anni, è chiaro che è una cosa da costruire proprio nel tempo con mio fratello, quello di cercare di accoppiare dei soggetti piuttosto equilibrati, ecco, caratterialmente. Materialmente, in modo da piano piano togliere un pochino questa memoria di razza. Questo è un lavoro molto difficile perché comunque servono anni, 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 anni per poter togliere tutto questo. Ecco. Un'altra cosa, ed è un po' secondo me la cosa più difficile da applicare, è alla fine del, diciamo, processo, tra virgolette, dell'allevamento, quando dobbiamo cedere i cuccioli. Perché purtroppo molte persone, cioè lì bisogna valutare, diciamo,
le persone che vengono per acquistare il cucciolo di Amstaff. Quindi noi solitamente facciamo un'analisi della persona che viene ad acquistare il cucciolo perché? Perché il nostro intento è quello di far educare l'Amstaff alla vita quotidiana, quindi selezionare dei soggetti, delle persone che sono disposti a non incentivare l'aggressività che c'è nell'Amstaff. Quindi questo è forse diciamo il compito più difficile di un allevatore, ecco, che vuole vendere i cuccioli per uno scopo che non sia quello di aggressività, ecco, verso soprattutto gli altri cani, perché purtroppo tutt'oggi in alcune occasioni viene ancora praticato. Purtroppo sì. Bene, quindi insomma, diciamo un allevamento di tutto rispetto per Romina e suo fratello. E dici, ma ci racconti un po' a questo punto chi sono questi cani? Che cosa ci si può aspettare da questi cani? Da questa razza Sì, ti si illuminano già gli occhi, quindi poco già un così. po' possiamo sapere. Allora, diciamo che l'Amstaff è stato considerato per tantissimo tempo un cane adatto solo alla lotta, perché comunque ha una grandissima forza fisica, ecco. Fortunatamente al giorno d'oggi non viene più scelto per quello, ma viene più apprezzato per il grande amore che ha per la sua famiglia umana, ecco, per la famiglia umana che decide di accoglierlo. Al di là dell'aspetto fisico, ecco, ogni tanto guardo a destra e ogni tanto a sinistra, perché a destra c'ho Melody che dorme, la piccolina, e a sinistra ho Margot che dorme, la vecchietta, perché ne Certo. ho otto, ne abbiamo otto, quindi controllo, perché gli ho detto, mi raccomando, stasera silenzio. Silenzio, che ci abbiamo Sì, esatto. un'intervista. No, allora diciamo che a parte appunto l'aspetto fisico, caratterialmente hanno un grado di intelligenza molto elevata, sono molto portati ad apprendere molto velocemente quello che viene insegnato, diciamo, dall'umano. Al tempo stesso sono anche molto dolci, quindi hanno un grado di dolcezza verso l'umano infinito, ma ahimè, sono molto, molto, molto testati. Stardi hanno un carattere molto molto forte. Cosa succede? Questo carattere che hanno intorno ai 7, 8, 9 mesi a discrezione della crescita dell'Amstaff, perché uno può essere 7, 1, 8, 1, 9, tendono ad avere questo comportamento di sovrastare il padrone, di voler comandare il padrone. Quindi è importante che venga fatto un buon lavoro prima e continuato chiaramente in questo frangente di tempo, quando loro hanno questa diciamo exploit che vogliono comandare. Sono comunque problemi, è un problema risolvibilissimo con un giusto addestramento, con una giusta educazione. Ecco, nel momento in cui capiscono che comunque c'è un capobranco umano, allora diventano comunque compagni fedelissimi e molto equilibrati, proprio perché caratterialmente l'Amstaff è un cane che ha veramente necessità di avere una persona umana come capobranco, cioè come guida, ecco, perché capobranco Certo. è un po' brutto da dire, come guida, che lo indirizzi su quello che è giusto fare, ecco. Non è un cane che se gli vengono date delle regole allora ci ama meno, ecco, anzi è un cane che comunque se ha un padrone ben fermo nelle sue regole, veramente diventa, cioè, lealissimo verso di lui, ecco. Sono molto, diciamo, determinati nel perseguire uno scopo. Se loro hanno in testa una cosa, cioè sono molto, molto inquadrati, molto testardi, ecco. Dall'altro canto sono anche molto affettuosi, molto allegri, molto giocherelloni, hanno questo grossissimo amore incondizionato verso appunto l'umano. Io sono partita da bambina che avevo avuto anche altre razze di cani. Ma quando 12 anni fa ho conosciuto, appunto, ho intrapreso il cammino con gli Amstaff con Margot, che adesso ad agosto fa 12 anni, quindi sono parecchi anni, è proprio un amore diverso, un rapporto veramente diverso. Ecco, hanno un amore incondizionato dal momento in cui entrano a far parte della tua vita fino alla fine.
Certo. E si vede anche nei tuoi occhi questo grande amore. E perché non vediamo gli occhi di Melody, se Di no? Di Margot, Margot, di sì. Margot. Ma penso anche di Melody comunque. Sì, anche di Melody. Sono due soggetti caratterialmente un Veramente pochino diversi. diversi, tutte e due molto testardi, perché tutte e due molto testardi, però un pochino bisogna intervenire in maniera diversa In in maniera alcuni casi. diversa. Ovviamente sono due Hansa, ma con due personalità diverse, perché non tutti Sì, uguali, non tutti sono sì, uguali, sì, sì. giusto? L'Amstaff è molto testardo, ecco, sono tutti molto testardi, molto, molto caparbi, molto vogliono quello che vogliono fare, fanno, ecco. Cambia un pochino, ecco, magari l'approccio, nel senso, io ho proprio un metodo mio che ho studiato con Margot, è sempre quello, il metodo è quello, ma l'approccio viene modificato in base all'Amstaff che ho davanti. Io, ad esempio, Certo. l'approccio che ho avuto con Margot 12 anni fa non l'ho avuto con Lupin, che è il maschio che purtroppo abbiamo perso a maggio, e non l'ho avuto, ecco, con Melody, perché comunque anche con lei, che adesso ha 1 anno, ho dovuto adattarlo un pochettino, Certo, ecco, cambia un certo. pochino l'approccio. Ok. Quindi niente, l'altra domanda erano due aspetti positivi e due aspetti negativi di questa razza, quindi possiamo dire la testardaggine, o dici tu? Sicuramente, ecco, sì, allora, sicuramente parto con gli aspetti negativi perché negativi ce ne sono pochi, positivi ce ne sono tantissimi, quindi ne Sono tanti. faccio due e due, però parto dai negativi che sono quelli meno, ecco. Sicuramente sì, i negativi sono sicuramente la testardaggine, appunto come dicevo prima sono molto testoni, ci provano sempre, cioè a distanza anche di 12 anni, una volta l'anno anche Margot ogni tanto ci prova a farsi valere, quindi ti dico, sono molto testardi, ecco. Un altro aspetto purtroppo negativo è questa, diciamo, questa brutta caratteristica che vogliono andare in attacco verso gli altri cani. Questa è una cosa brutta a mio avviso, ma entrambi questi due aspetti negativi comunque sono risolvibilissimi con il giusto addestramento. Quindi con un addestramento eseguito con un metodo apposta per loro, sono tutte e due entrambi, si possono tutte e due tenere sotto controllo. Ecco. Aspetti Certo. positivi ce ne sono tantissimi. Ne ho scelti due perché me ne hai chiesti due, quindi sicuramente è questo amore immenso che hanno verso il proprietario, è un amore che veramente ti dico, hanno solo gli Amstaff verso il proprio proprietario, cioè sarebbero disposti a dar la vita per lui, qualsiasi cosa, qualsiasi sia il tuo stato d'animo, qualsiasi cosa tu faccia loro, loro hanno questo amore incondizionato, ecco. È un po' come se tra un Amstaff e, diciamo, il suo papà umano, la sua mamma umana, succedesse un qualcosa di strano, un'empatia strana, che io dico sempre, solo chi è in contatto veramente con un Amstaff riesce veramente a capire che cosa vuol dire, ed è una cosa comunque indissolubile. Un altro aspetto positivo che ho scelto di questa razza è, ahimè, il rapporto con i bambini. Perché secondo me sono una razza favolosa con i bambini, un po' li aiuta tanto l'aspetto fisico, perché comunque le loro caratteristiche fisiche, il loro fisico molto, riesce a sopportare molto bene la vivacità dei bambini, e quindi questo comporta riuscire a stabilire un buon rapporto con i bambini. Ecco. Mi ricordo recentemente a marzo abbiamo fatto. Marzo dell'anno scorso, abbiamo avuto due Amstaff femmine che hanno avuto i cuccioli, e avevamo nella nursery che ha mio fratello giù sotto, avevamo una mamma con 10 cuccioli e un'altra mamma con 8 cuccioli. Mio fratello ha una bimba che all'epoca aveva 3 anni e mezzo, e allora mi ricordo che lei alla sera andava nella nursery, spostava tutti i cuccioli, tirava via tutte le coperte sporche e metteva tutte le coperte nuove, e le mamme Amstaff non facevano nulla, cioè erano lì in adorazione, ecco, cosa che comunque solitamente l'Amstaff mamma tende a proteggere comunque i Proteggere. cuccioli, non è un Amstaff che dici fa entrare chiunque, ok? Anche nel momento in cui si fa venire la gente a vedere i cuccioli,
c'è un determinato modo e quant'altro, perché comunque tendono molto a proteggere i cuccioli. Ecco, invece questa scena di questa bimba di 3 anni e mezzo che lei entrava, impartiva ordini alle mamme, ferma lì, spostava, cioè è veramente incredibile. Certo. E un altro episodio che mi ricordo è un po' di alcuni miei allievi che sono venuti con Amstaff cuccioli, quindi partendo proprio con il cucciolo di Amstaff che ha 2 mesi e mezzo, 3 mesi, non di più, hanno iniziato il percorso da me e hanno appunto dei bimbi magari piccoli, e proprio settimana scorsa uno di questi mi ha mandato delle foto e dei video della sua bimba, della loro bimba di neanche un anno, dove interagisce benissimo con la cucciola di Amstaff che adesso ha finito il percorso perché vabbè ha un anno e qualche mese. Ed è bellissimo vedere la bimba e l'Amstaff, la loro interazione, i loro occhi, come la bimba tocca il cane, dorme con il cane, cioè veramente è una cosa stupenda, ecco, un rapporto favoloso. Un amore incondizionato, insomma. Come sì, esatto. Poi ce ne sono tantissimi altri, però ci dobbiamo passare la giornata sempre per tutti gli aspetti positivi, quindi direi due basta. Diciamo che hai riassunto i migliori, quelli più importanti. Sì, esatto. Ok, quindi l'ultima domanda che ti voglio fare è: ma questo è un cane per tutti, a tuo avviso? Allora, secondo me purtroppo no. Non è un cane per tutti, è brutto da dire perché mi piacerebbe che fosse un cane per tutti perché diciamo è la mia razza, però purtroppo no, proprio perché per il carattere dell'Amstaff ha bisogno comunque di un padrone, di un proprietario che sia cosciente del cane che ha in mano, ok? L'Amstaff non è, cioè è comunque un cane con un certo tipo di carattere che può fare determinati danni, purtroppo. Quindi deve essere cosciente di quello che ha in mano, deve essere una persona comunque in grado di gestirlo, quindi una persona, ad esempio, magari che non si lascia impietosire dall'Amstaff attore, perché una delle caratteristiche dell'Amstaff è anche di fare l'attore, cioè se lo sgridi sembra quasi che stia morendo, che chissà cosa gli hai fatto. Ecco, se ti lasci impietosire, lasci perdere, quindi indietreggi sul tuo comportamento, è finita con l'Amstaff. Con l'Amstaff, cioè, è veramente finita. Quindi è necessario che la persona che prende appunto l'Amstaff sia in grado di dire: ok, io amo questo cane, ma so comunque che devo dargli delle regole. E non è per cattiveria, è proprio per impostare il rapporto nella maniera giusta. Quindi purtroppo no, cioè l'Amstaff è per persone veramente responsabili che siano in grado di capire veramente che carattere ha l'Amstaff, che cosa bisogna fare con l'Amstaff, che sia sicuramente disposto a seguire un percorso di inquadramento dove gli vengano date le basi per aiutarli nella gestione con un metodo apposta per loro, ecco. Certo. Tutto qua. Purtroppo bene, bene. È così. Beh, insomma, è giusto dirlo perché l'Amstaff ormai è diventato quasi di moda e poi sì, purtroppo chi non lo sa gestire sappiamo esatto. Che fine fanno e non è certo piacevole per il cane. No, anche perché poi quando finiscono in determinati, quando comunque cominciano determinate problematiche che comunque il proprietario non riesce più a gestire, allora o riesce a dire ok, mi rivolgo a una persona competente che mi aiuta, o altrimenti sappiamo bene, ok, li mettiamo nei canini, dai canini poi difficilmente riusciamo a tirarli fuori. Ecco, quindi insomma. Comunque poi non è evidente. Consapevolezza. Esatto. Bene, Romina, io ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata su questa splendida razza. Io lascio nelle descrizioni anche i tuoi contatti, in modo che se vogliono visitare il tuo sito, conoscerti meglio, farti altre domande, possono direttamente contattarti. Diciamo anche dove. Mi raccomando, però devo dire due cose. Sì. Uno, se hai l'Amstaff piccolo, la socializzazione è assolutamente da fare. Da fare. Perché così gli leviamo questa cosa che vanno in attacco verso gli altri cani.
E se ce l'hai grande, perché ormai è adulto e non hai fatto il percorso di socializzazione, c'è una soluzione anche a quello, perché se lavoriamo sull'attenzione del cane, riusciamo ad instaurare un buon rapporto dove appunto noi siamo le persone più interessanti per l'AMSTAF, riusciamo comunque non a lasciarlo libero a giocare con gli altri cani, ma riusciamo a farci una bella passeggiata tranquilli, dove anche se incontriamo altri cani, il nostro AMSTAF non ci butta per terra per andare a sbranare l'altro cane. Esatto. Questo era doveroso. Quindi no, assolutamente, fatto bene a sottolinearlo. Quindi se avete altri dubbi, contattate pure Romina e sarà felicissima di darvi una soluzione attraverso il suo metodo costruito apposta per questi cani e anche attraverso la sua esperienza, ovviamente. Ci dici dove sei, così almeno ti inquadriamo nelle regioni. Allora, io il campo di addestramento ce l'ho in Lombardia, provincia di Varese, precisamente a Viggiù, quindi i percorsi che si fanno in campo di addestramento li faccio lì. Poi io comunque vado un po' in giro dove c'è bisogno. Chiaramente se devi fare una socializzazione devi per forza venire in campo da me, certo. Ho un appoggio anche in Piemonte, quindi eventualmente le socializzazioni le posso fare anche in Piemonte, ma comunque si fanno, ecco, in questi due, al momento ho queste due basi. Se invece c'è una problematica comunque dove l'AMSTAF è adulto e si può lavorare in sicurezza anche a domicilio, allora in quel caso lì sono disposta anche a spostarmi, perché comunque bisogna lavorare in un campo sicuro, ecco. Certo, assolutamente. Bene, Romina, ti ringraziamo, grazie mille per questa bella chiacchierata. E alla prossima. Grazie a te. Va bene, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.